famoso mercoledì, giorno famoso, sì, su, sì, si mise il meglio vestito che avevo, la coppola nuova nuova e partì pro paese. Arrivò a Novarvere, che erano quasi le 10. Quando era aspettato, sentì una fitta dolorosa darre la schiena, ma non si preoccupò perché pensò che era avere la conseguenza dell'avere travagliato sotto l'acqua di cielo. Quando si susì, sentì una seconda fitta, ma più leggera. Arrivò poi davanti alla putia di Don Filippo, il sarto, erano quasi le 11. Alle 11 spaccate suonò un orologio del municipio. Ignazio invece del cuore c'aveva una macchina di treno che stantoffava, poi vitti le due femmine che spuntarono e che camminavano e parlavano fitto fitto. La Pina col solito sacco e Maruzza. Maria, e quanto era bella, ma che bella sa della fotografia. Ma perché non lo tagliava? Solo una volta votò la testa dalla sua parte, ma ci parse che tagliava lo stipite della porta di Don Filippo del sarto. Appena le due femmine furono alla sua altezza, Ignazio si cavò la coppola e fece un mezzo inchino. Fu in quel preciso momento che sentì la terza fitta, una cotendata così forte che restò paralizzato, preciso, antifico, a uno che addomanna l'elemosina. Don Filippo, nisceno dalla putia, allora, vogliamo fare sta prova? Ai ai! Un dolore di schiena ci pigliò. Allora, riconoscendo la gnapina che se ne stava là, la chiamò, pigliarono un povero Ignazio e se lo portarono nel retrobottega. A gnapina lo stinnicchiò, gli passò una mistura di erbe e di olio, ci rese una poco di manate e poi si mise. Ignazio, dopo un'orata, si susì. Allora, volemo fare sta prova? Ah, quale minchia di prova è prova, Don Filippo, lasciatemi perdere! Era persuaso che a Maruzza, dopo la gran mala figura, se la poteva scordare. Figura di secchina si piglia a mecchio. E con dolore di schiena, sparte.